Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Ed è arrivato il momento di Barcellona-Inter. Ebbene sì ragazzi, terza giornata di UEFA Champions League. Il sondaggio ragazzi, questa volta avete creduto nella squadra spagnola e quindi per la prima volta in una Coppa Europea con, insomma, che riguarda la partita, la gioca una squadra italiana, noi giocheremo contro l'italiano. Barcellona ci ha portato molta fortuna contro il Tottenham, aveva vinto 3-0, gol di Dembélé, Suarez e Messi, tanto per cambiare, e speriamo che ci possa far girare anche oggi. È il Libertador, orribilissimo stadio, che simula il Camp Nou. Andiamo a sistemarci la squadra del Barcellona con Ter Stegen 89 in porta, Alba, Umtiti, Piqué, Sergio Roberto, Rakitic, Busquets. Artur, ma ci mettiamo Arturo, Vidal, Coutinho, Suarez downgradato, l'unico upgradato qua è Messi 95. Del resto non porto Munir, ma porto Suarez, Dani. Allora, l'Inter ci ha creato sempre dei problemi piuttosto grossi, come sapete benissimo. Handanovic, ragazzi, è un portiere che è veramente, veramente difficile da superare. E infatti tutte e due le partite che avevamo giocato contro l'Inter, ovvero l'episodio 3 ho sbloccato la squadra Adidas All Stars e il derby, superare Handanovic si è risultato una cosa veramente difficile. Ce l'abbiamo fatta, però Champions che apre oggi non con è, quasi a gironi, siamo solo alla prima giornata, ma sono già che ne punti so, pesanti gli per lo scomi, Stefano. È che sicuramente un match è importante, sicuramente molto più soprattutto facile da passare, con regolare tutto il l'entità. rispetto per gli Non scomi. perdere è una sfida di Ok, pressione non avere il per Camp Nou e Barcellona-Inter, giocare la però Champions facciare è una entrambe le cosa scuole, brutta. verificare le ambizioni europee delle Non nazionali, posso trovare dimostrare veramente perché altri vince aggettivi più che per potessero trovare, pieno di fuori descrivere oltre che classe. brutto. Ma come si dice in questi Però, casi, per migliorarsi bisogna affrontare i più forti. non c'è alternativa perché il Camp Nou da FIFA 17 non c'è su FIFA, o FIFA 18, non mi ricordo. Eccolino della Champions League, ce lo ascoltiamo. Per la terza volta quest'anno, prima fu Tottenham-Barcellona, seconda United-Juventus e questa è la terza. Giochiamo in casa. L'Inter, rispetto al Tottenham, secondo me non è tanto più forte. È vero, ha vinto col Tottenham in realtà, ma su FIFA, secondo me, Icardi Kane, Lloris, Handanovic, secondo me è un pelettino più forte. Però, diciamo, se seguiamo un È la calcolo prima giornata matematico, della fase a avendo gironi vinto della3-0 UEFA col Tottenham, almeno Champions League. 2-0 È possiamo vincerci iniziato un contro lungo l'Inter. cammino, Stefano. Poi, Un cammino che FIFA, ogni seguiremo con partita, sapete, piacere, pallone perché non rotondo. garantisce E le sempre partite partono grandi 0-0, risultati. soprattutto su FIFA, che è capace di fare giochetti. Non capisco perché Barcellona non abbia il Fonte che usa in Champions League, questa cosa mi rende un po' strano, però vabbè, pazienza, non Difficile rimanere importa. impassibili di fronte a un Barcellona si ostacolo schiera con come il Ter Barça. Stegen, Con questo Piqué, trionfo Rakitic, quasi Busquets, inaugurato, Coutinho, Suarez, Messi, Alba, una fitta rete di Roberto, Vidal, passaggi, eccetera, grande eccetera. velocità, Sostituti, Silvestre, impegno e Semedo, Suarez, coltivazione Arthur, di eccetera, tanti eccetera. Ter campioni che hanno Stegen, indossato Alba, Umtiti, questa Piqué, Roberto, rosa. Rakitic, Busquets, Vidal, Si Coutinho, Suarez, Messi. regaleranno anche oggi un saggio delle loro qualità. Adesso più ci sarà la foto di gruppo e poi la formazione dell'Inter, anzi subito la formazione Eccolo, con dell'Inter. l'aiuto della grafica, la Gli formazione stessi dell'Inter. che hanno Pulisic affrontato con il quel Milan, numero oggi che Valeri, ancora Gagliardini, deve Ebrahim, diventare un Martinez, obiettivo Valerio, strategico, D'Ambrosio in panchina. puntando Allora invece sempre siamo sul Miranda, gruppo Skriniar, esterno, Frizzali, ma Covesino, non Brozovic, Perisic, possesso Nengolan, sulla Napolitano, Icardi, i titolari. Io sfruttamento dell'azione quando saranno chiamati a ho spingere una e strizza immane supportare di lungo giocare un contro attaccante di Handanovic, ruolo. però diciamo la cosa che mi consola è che ho Messi. Andiamo via a questa partita. Rakitic. Pallone Rakitic al verso cross Messi, subito! ecco quasi il gol, subito Subito lo dopo segna. 3 minuti! Sorpresa Lionel dell'Inter, Messi! La l'avversario sblocca attacca lui! fin dai La primi sblocca minuti, Messi! pazzesco. La sblocca Incredibile, Messi di anche quel testa! gol potrebbe cambiare il Dopo tema tattico di 2 questa gara. minuti e 10 Pallone che secondi, senza calo è un cross potere, al un potere bacio di da Rakitic. sprecare.
per la sua altezza, diciamo, non è la specialità della casa col piede di testa per Messi, però la fa. La partita è lunga, mancano ancora 88 minuti, però se il buongiorno si vede dal mattino, siamo su questa cosa. Sblocca Messi, Pico Fricio, purtroppo dobbiamo chiamarlo, però va bene così. 1-0. Messi, largo per Coutinho. Coutinho, al giro! Ottimo disimpegno della difesa dell'Inter. Jordi Alba dentro, c'è Suarez fuori di nulla! Calcio di rigore, sì. Fallo di Miranda, calcio di rigore. Per il Barcellona. No, che calcio di rigore. Ho trovato un giallo, perché? Però non ho capito ben cosa. Io ho visto la manina, però vabbè ragazzi, non importa, scusate la gaffe, ma però la partita rimane saldamente in pugno dei catalani e non spagnoli, perché sennò poi si arrabbiano. Roberto va al cross, mette fuori con i pugni Handanovic. Esci Ter Stegen. E buttala su. Una Ingolan dentro. Bravissimo a coprire difensore. Messi. A giro. Appoggia. Niente da fare. I cardinati al centro. Piqué spazza. Non puoi perdere palla. Bravissimo. Contropiede, ultimo credo prima del recupero. Messi contro Miranda. Messi per avanti il Barça, occhio all'avanzata blaugrana. Messi, ottimo. Rakitic va al cross, esce Handanovic. Era pronto a ribattere dentro. E battere dentro. Il quarto uomo segnala 2 minuti di Suarez, rimessa per l'Inter, speriamo di andare. Credo di sì. Perisic. A riposo in vantaggio, ma non si sa mai su FIFA. Ancora 30 secondi e l'Inter è in una buona posizione per fare gol. No, perché fischia? Si va a riposo. Ti riporta 1-0 per il Barcellona, risultato di 1-0. Queste sono le partite che ci piacciono, non perché stiamo vincendo, abbiamo vinto ben altre. Però perché la partita rispecchia chi sta dominando. Dato che Dovesino è entrato Gagliardini come nel derby. Poi colpo di testa di Icardi. L'istinto del portiere. Primo tiro in porta del Barcellona, piuttosto insidioso, ma Ter Stegen c'è. Il vantaggio alla sua squadra. Palla per Perisic. Perisic è bravissimo, Rakitic a mettere in angolo. Compagno di squadra al mondiale. Finalista insieme, attenzione però, portando questo cross, bravissimo. Senza problemi qui. Portiere tedesco. Tedesco Ter Stegen. E allora Coutinho, l'ex, però si è già riposizionato l'Inter. Alba. Jordi Alba. Rakitic, no, non ha che passaggio che ha sbagliato, non ci credo. Icardi rovesciata. Ter Stegen aveva sbagliato totalmente il disimpegno, anzi l'invio. Messi va al cross dove c'è qualcuno, non ho ben capito chi. Che però non la prende. Si fanno vedere i compagni. Occhio a Rakitic. Recchioli data a Suarez. Bravo Handanovic. Adesso ragazzi vi dico già che verrà fuori il migliore Handanovic. Messi dall'angolo. Verso un TT totalmente fuori. Attenzione a Busquets. Busquets. Rakitic. Handanovic. Ancora corner. Va Messi. Parabola giusta. Verso Piqué, mette fuori a difesa. Roberto. Va il cross direttamente tra le braccia di Samir Handanovic. E rinvio del portiere nell'azzurro. Dembélé. Mette al centro. Messi! Peccato, avevo tirato. Forse anche bene. Però Handanovic la prende, ragazzi. L'Inter ormai... Se finisse così abbiamo veramente un 1-0 fisso, che è fuori gioco intanto. E
Entra un altro attaccante. Esce Brozovic e mettono che Lautaro Martinez. Sì. Prima. L'Inter prova la disperata con due punte. L'aver cambiato modulo. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finita. Com'è arrivata questa palla? A Perisic, ma c'è fuori gioco. C'è fuori gioco e allora si riparte. Rakitic. Attenzione a Messi. Messi, dove c'è Dembélé, angolo. Che si perde senza possibilità. Possono provare a chiudere la partita, attenzione al corner. Dembélé da calcio d'angolo. Messi, Piqueri butta là dentro. No, c'è ancora calcio d'angolo. Ci va Messi verso Alba. Al volo! Gol di Rakitic! Ma cosa ha messo? Ma cosa ha messo Ivan Rakitic? Che bordata, raga! Che bordata! Cosa ha messo Rakitic? Boom! E ciao Andanovic! Scarpini rosa, addirittura d'esterno! Di esterno l'ha messa, ragazzi! Mamma mia, mamma mia! Che bordata! Gol che ci sta tutto, eh! Rakitic, migliore in campo. Gol e assist. Anzi. 180 secondi, questa è assist e gol. Ma l'Inter, secondo me, adesso può provare a fare qualcosa. Versalico. La spazza via Piqué. Cioè, ancora un minuto di recupero. E Messi, ottima, no, non se ne può andare. La palla al piede. Ultima azione per l'Inter. No, perché l'arbitro fischia qui. L'Inter esce sconfitto. Adesso li faccio arrabbiare. Esce sconfitto la Barcellona. Vabbè, ragazzi. Si fa per sfottò ed è il sale del calcio. È il sale del calcio, perché quando mi toccherà usare l'Inter contro una squadra X, ragazzi, butterò tutta l'anima per farlo vincere, quindi non me la vendete. A me lo sapete, quindi se lo sapete. Finisce così, finisce 2-0 per Barcellona, Messi al secondo e Rakitic al 90esimo. Partita che è filata veramente liscia come l'oro e nessuna occasione chiarissima per la squadra milanese. E ragazzi, si va. Ci si vedrà domani con credo la partita più complicata. Se ti importa, 4-1. Con la partita più complicata assolutamente di questi tre. Queste tre partite europee. Che sarà Marsiglia-Lazio. Di Europa League, mentre quella dopo sarà Betis-Milan. Partita secondo me molto complicata, dove la Lazio dovrà veramente sudare per vincerla. E poi, perché ho provato a usare la Lazio prima di fare questo pronostico, ho provato a fare una partita contro una squadra di Serie B tedesca e me la sono cavata di poco perché ho vinto 3-0 ai rigori dopo aver pareggiato 1-1. Vabbè, detto questo ragazzi, lasciate like e iscrivetevi al canale che per me sapete che è molto importante. Ci vediamo domani con un'altra partitozza. Tutta per voi. Ciao a tutti ragazzi, grazie alla visione, a domani. Ciao, bacione.